La rassegna stampa. Siamo gasatissimi come le bollicine della Coca-Cola. Perfetto, allora fate apparire Disper, chi è che comincia? Tutto io? Comincia Ciro. Comincia Ciro. Fa, prima... Sei ospite. Sì, sì. Beh, prima di iniziare con la rassegna stampa vorrei fare una piccola premessa su questo flash mob che si è svolto questo pomeriggio a Piazza Plebiscito. Qualcuno già l'ha rinominato flash flop, qualcosa del genere. Diciamo che domani ne è previsto, previsto un ulteriore incontro dove sono... dove dovrebbero esserci almeno 2-3 mila tifosi all'esterno dei distinti dello stadio San Paolo verso le 17, previsto questo flash mob. Io la premessa che vorrei fare è semplicemente questa: d'accordo con Zali Higuain, d'accordo alla passione per il calcio, per il Napoli, ma Napoli è una città piena di problemi, è una città che vive ogni giorno nell'incertezza più totale. E io vorrei che queste iniziative lodevoli venissero prese anche per manifestare. Per il sociale, ecco, diciamo. Anche appunto per queste situazioni sociali. Mi associo a Ciro. Sono d'accordo. È fondamentale perché Gonzalo Higuain comunque un giorno andrà via da Napoli. Napoli invece resterà sempre soltanto dei napoletani. E quindi i problemi li dobbiamo affrontare noi con intelligenza. Quindi benissimo queste iniziative per un calciatore che, ricordiamo, guadagna 6 milioni di euro a stagione. E dai, non facciamo del espulso, populismo, dai, sui 6 milioni, su no, via. Però dobbiamo... Però esagerato, attimo, certo. Dobbiamo un attimo anche inquadrare la situazione. Va bene il clamore, va bene tutto, le disdire, le pay tv, tutto quello che vogliamo. Però organizziamo anche dei flash mob per il sociale e per il nostro futuro, quello di Napoli e dei napoletani. Sono d'accordissimo. Ci fondiamo sulla... No, approfitto per associarmi, così chiudiamo anche questo argomento del flash mob. A brevissima parentesi, volevo dire in pratica, come aveva accennato Ciro, che si sta prendendo troppo sul serio questa parola flash mob. Va usata con cautela, l'abbiamo fatta per Pino Danina, adesso, come dice, in quel caso è meritata, le successive lasciano il tempo che trovano, perché come dice Ciro dobbiamo farli per eventi mirati per la città un po' più importanti. Lo sport è sport, però invito anche i giornalisti sportivi a non farsi partecipi di questi eventi che sono assolutamente piccola appunto vai, per concludere appunto questo argomento. Come politica editoriale noi abbiamo deciso di non pubblicare nulla in merito a questo flash mob. Ha fatto. Anche perché ho visto comunque invece che da altre parti addirittura ci sono state dirette live fiume. Ecco, e la cosa mi è sembrata diventa stucchevole perché ma sai cos'è la cosa futili. Anche no, ma sai qual è anche la cosa che mi ha dato fastidio? Il fatto che non si perde mai l'occasione per raccontare certi eventi che invece non dovrebbero essere raccontati. Io ricordo ancora purtroppo il funerale di Ciro Esposito. No, dai. Guarda, ricordo ancora il funerale di Esposito, addirittura le dirette testuali live del funerale. Queste sono cose agghiaccianti, ragazzi. Agghiaccianti. Se non confondiamo il giornalismo vero dal populismo. Il populismo insomma, che lascia il tempo che trova. Quindi darei la parola a Ciro per la rassegna. Sì, parliamo di rassegna stampa con il Mattino di Napoli, oggi in edicola, venerdì 8 aprile 2016. E il Mattino, a pagina 26, apre lo sport con l'ordine. La linea del silenzio, quindi l'ordine di Aurelio De Laurentiis che ha imposto questo silenzio stampa. Che fra l'altro è già tornato poi dalle sue vacanze maldiviane. Sì, è tornato. Maldive, vero? Sì, è andato alle Maldive, certo. Contento lui, vabbè. È andato alle Maldive. E De Laurentiis che potrebbe anche parlare nel post partita di Napoli-Verona e diciamo sbloccare questa situazione. Per ora c'è silenzio stampa, domani non ci sarà la conferenza stampa di Maurizio Sarri che era prevista. In settimana non ha parlato nessun calciatore alla radio ufficiale e quindi per ora vige il silenzio stampa. Il Napoli vuole concentrarsi su questa partita fondamentale con il Verona. Si prevede un San Paolo tutto esaurito, 45.000, no? Se non sbaglio. Anche 50 probabilmente, 50. Pronti a protestare anche in maniera civile contro i torti che il Napoli ha subito evidentemente a Udine e non solo. E il Mattino insomma comunque evidenzia proprio questa linea del silenzio in attesa appunto del presidente De Laurentiis che dopo alcuni giorni trascorsi alle Maldive è rientrato in città e domenica assisterà al San Paolo alla sfida proprio tra il Napoli e l'Hellas Verona. Tra l'altro questa è una piccola parentesi che non riguarda la rassegna stampa, oggi al campo di allenamento del Verona è stato esposto uno striscione
abbastanza emblematico, secondo me scioccante. È scioccante assolutamente, con la scritta perdi a Napoli e poi puntini puntini. Noi sappiamo benissimo che il detto dice vedi Napoli e poi muori, non serve uno scienziato per capire e per leggere il significato di questo striscione. Calcio italiano che vive di un grande momento di Florida. Assolutamente, io poi non condivido la decisione assolutamente di mandare i tifosi. Saranno circa 120 finora i biglietti venduti, ma alla fine saranno 200 i tifosi del Verona che verranno a San Paolo. All'andata a questo successe perché la trasferta era stata vietata ai tifosi del Napoli, e notizia proprio di poco fa è stata vietata la trasferta dei tifosi del Napoli all'Olimpico con la Roma anche per i possessori di testa del tifoso. Quindi ancora una volta due pesi due misure. Ecco, quindi un altro successo di Maroni, no? Un altro successo del sistema calcio italiano. Sistema calcio in generale, diciamo. Esatto. Vabbè, però era lui che lo voleva in maniera assidua, quindi poi, un altro grande successo. Assolutamente. Sul Mattino di Napoli c'è anche l'intervista al presidente Malagò, presidente del CONI, che dice in merito alla sentenza su Higuaín, sbagliato che ci siano degli equivoci, deve esserci sempre un criterio. Queste sono state le dichiarazioni del presidente. Ah, quindi squalificheranno Bonucci. No. Beh, non credo che purtroppo si possa, peccato, si possa fare. Però in questo caso sono scesi in campo tutti i più grandi espertoni. Assolutamente, perché poi questa vicenda ha creato un polverone, chiaramente. Io comunque consiglio, ne sentivamo la mancanza. Assolutamente, parliamo un attimo velocemente anche di Reina, perché qui leggo, certo, insomma, che tiene ancora Sarri col fiato sospeso. Oggi ci sarà appunto in questi minuti, forse anche terminato l'allenamento pomeridiano, e probabilmente si scioglieranno le riserve, ma Reina alla fine dovrebbe farcela, dovrebbe giocare, e quindi insomma noi speriamo che possa recuperare, perché la sua presenza è fondamentale. Io consiglio poi magari dopo, se c'è tempo, gli daremo un'occhiata, di leggere l'editoriale del grandissimo Caratelli. Ah, appunto, grande Mimmo Caratelli, che salutiamo. Di Mimmo Caratelli, che troviamo in prima pagina, solo uno stralcio, poi chiaramente lo potete trovare a pagina 59 del Mattino, proprio alla fine del giornale. Magari lo leggeremo dopo perché è un po' lungo, però certo, comunque è molto interessante. Uno perché, stralcio, certo. Sì, perché lui comunque si rifà a questo silenzio, no, di De Laurentiis, questo... vogliamo dire omertà, questa omertà insomma di questi giorni da parte del Napoli, che dopo quel comunicato contro Mediaset è completamente sparito, diciamo. Quindi posso dire che forse è meglio, forse è meglio. Insomma, dare fiato alla bocca è anche un pericolo, è un'arma a doppio taglio, quindi comunque insomma staremo a vedere. Per concludere la segna stampa del Mattino, ricordiamo che il Napoli va a mille anche quando manca il bomber, e lo dicono i numeri, la squadra è imbattuta senza Gonzalo Higuaín, quindi potrebbe essere molto molto interessante questo dato. Il Napoli senza le star in campionato, addirittura c'è un dato importantissimo negli ultimi 6 anni, con Cavani e con Higuaín, sostanzialmente, insomma, il Napoli ha ottenuto con Cavani 6 vittorie e 3 pareggi su 10 gare senza Cavani, quindi una sola sconfitta, e in totale invece sono addirittura 4 le vittorie e 2 i pareggi senza Gonzalo Higuaín. Questo dato relativo al 2013-2014, mentre al 2014-2015 un'assenza di Higuaín e una vittoria. Di fatto il Napoli 5 vittorie e 2 pareggi non ha mai perso senza Gonzalo Higuaín, e questo potrebbe essere un altro dato interessante e confortante magari in vista del match di domenica. Decisamente, anche perché poi appunto il Napoli farà a meno di Higuaín per 3-4 turni, lo scopriremo per ora 4. Per ora 4. Speriamo 3. Il 18-19 aprile ci sarà la sentenza sul ricorso. E che... il 19 si gioca col Bologna, poi tra l'altro. No? Il 19, martedì 19 c'è l'anticipo Napoli-Bologna, ma io credo che molto probabilmente sarà ridotta a 3 la squalifica, okay, di 3 giornate. Quindi credo che tornerà 3. Con la Roma Higuaín. Speriamo bene. Allora, cosa ci dice la Rosea, caro Federico? Allora, invece la Gazzetta dello Sport punta il dito su Allegri, che si... Quindi una panoramica, squadre. Un fantasma che si aggira per San Siro. Ah, caspita. Praticamente c'è il ritorno di Allegri, perché che è un ex, praticamente da quando se n'è andato il Milan è entrato in crisi. Da quando è arrivato invece in bianconero è lui il dominatore, quindi si fa questo, la Gazzetta punta a questo parallelismo. Poi c'è anche nel sottopancia della Gazzetta un medico svedese che accusa Ibra, a quanto pare a Torino era dopato, e il manager Raiola annuncia querele, no, perché secondo Raiola, diciamo, si è sempre dopato. Questa è una chicca che solo noi potevamo per la serie, una novità, ecco. Poi praticamente, oltre al rompipallone di Gianni Gnocchi, in cui dice Nagatomo rinnova per 3 anni con l'Inter,
confermato che il piano per lo scudetto nerazzurro diventa quadriennale. L'altro oggi ha dichiarato Nagatomo vorrei festeggiare il rinnovo segnando un gol al Napoli. Sì, Nagatomo tutti fenomeni con lui, guarda caso. Sì, Nagatomo dice che il Napoli è la squadra che lui ammira di più, anche se la Juventus è quella più conosciuta, e invita i tifosi milanisti ad avere pazienza perché l'epoca dei grandi Onda, campioni... no, Nagatomo. Onda. Vabbè, sono giapponesi uguali. No, quindi... sto parlando di Onda, io non ho mai detto. Ah, no, ok, avevo sentito era Nagatomo. Lui. Avevo capito Nagatomo anch'io, in realtà. No, no, siamo in due che abbiamo... Un lapsus, un vabbè. Un cactus manciniano. Onda, non la motocicletta, Onda il giocatore. No, anche se il titolo della Gazzetta faceva riferimento a questo. Onda, il giocatore del Milan, ci dice... Qual è il titolo della Gazzetta, scusate? Il titolo della Gazzetta è Allegri che diavolo. Allegri che diavolo, però su Onda dice in particolare... Onda d'urto. Onda, quindi facendo un gioco di parole. Praticamente Onda svela il piano anti-Juve come il Milan tornerà grande. Invita i tifosi ad aver pazienza perché è l'epoca dei Van Basten, Gullit e però si ritrovano Onda, quindi effettivamente avere pazienza parecchia. Avete pazienza con me, non so segnare molti gol, quelli che riesco a fare è tutto pane che porto a casa. Io provo compassione per queste dichiarazioni, veramente provo compassione. Però è stato in linea col, insomma, non si è, con la tristezza del Milan. Mamma mia. Diciamo c'è una grande confusione in casa Milan perché forse c'è un periodo, si parlano addirittura di voci che verrebbero Galliani in contrasto con la dirigenza. Beh, questa è storia vecchia però. Storia vecchia. Vorrei mettere anche il pepe nella pasta dicendo che purtroppo da quando è entrata Barbarella. Non si è capito più niente. C'è chi la vuole con sé nelle camere veniva facile, c'è chi la vola in ufficio. Comunque questo binomio pare sia ancora completamente da vedere. Poi c'è il Pallotta, non la palla, no, come Pallotta, no, il presidente statunitense della Roma che dice stop alle vendite perché abbiamo fatto grandi cose, abbiamo dovuto ripianare tutti i debiti che ci venivano, quindi abbiamo fatto grandi cose, adesso un attimino dobbiamo fare mente locale su ciò che abbiamo e anche Piani ci pare che rimarrà. Quindi alla non Roma. Sarà fra i sacrificati. Poi c'è il suo collega che poi si è comprato il Bologna, il canadese Saputo, che ha detto che siamo tutti uniti per la salvezza, e anche Saputo sta progettando grandi cose per lo stadio. Appena il Ministero dei Beni Culturali dà l'ok, c'è in atto una ristrutturazione dello stadio dall'Ara. Io in merito a questa cosa vorrei dire, ho avuto delle indiscrezioni, noi Napoli Calcio News in settimana abbiamo intervistato Pasquale Poggia, tra l'altro contiamo di avere l'audio per settimana prossima di questa intervista. Ragazzi, velocissimi che andiamo in pausa perché musicale. Non è stato possibile oggi e abbiamo insomma avuto un po' di indiscrezioni, eravamo comunque con Pasquale, con altri addetti ai lavori, persone che comunque sono nell'ambiente calcio. Un allenatore della scuola calcio di Pasquale Poggia era stato a Bologna a trovare Donadoni per studiare un po' gli allenamenti e ci aveva detto insomma che il Bologna non si stava allenando proprio al massimo negli ultimi giorni. Infatti ci consiglio di giocarsi, c'era Bologna-Verona la sera, la vittoria del Verona che guarda caso vinse 1-0 come si sanno le notizie con il Bologna. È veramente incredibile, quindi insomma lunedì c'è Roma-Bologna e queste cose proprio cadono a pennello. Speriamo che il Napoli possa fare il suo domenica, ecco, perché insomma, se il Napoli non dovesse vincere col Verona, ragazzi, non pensiamolo assolutamente. Va bene, per stringere i tempi, visto che abbiamo altre argomentazioni, l'ultima notizia della Gazzetta è una notizia molto interessante, certo. Zamparini si prende Di Marzio come consulente e ha detto, mo so cavoli tuoi, in modo che io non vengo più messo in mezzo per tutte le dicerie di calciomercato. Pare che gli ha dato ampi poteri, ricordando che Di Marzio era stato diciamo amico in quel di Venezia, perché Di Marzio è novellino di Gianni, non il giornalista, perché no pensavo a un altro proprio no e praticamente Marzio. Quindi no, il Di Marzio dovrebbe tenere a bada Novellino, perché in descrizione addirittura di fonti giornalistiche ci dicono che Novellino ancora una volta potrebbe essere in bilico. Ma guarda il caso! Ha detto Zamparini, questa volta mi lavo le mani, te la vedi tu, perché poi dicono che è colpa mia. Ma guarda così, stranamente. E addirittura un giornale che non è quelli che abbiamo sul tavolo paventava un ritorno di Ballardini. Ancora. Ma guarda caso, Ballardini si è bisticciato con Sorrentino e stanno in causa. Anche alla fiera dell'Est. La situazione del Palermo è tutta un rebus.